ciò che mi guida è la consapevolezza che chiusa quella porta lascio il porto del vecchio mondo per salire sulla nave della vita. Benvenute e benvenuti a tutti e a tutte a questo settimo appuntamento degli Activate Talk. Oggi trattiamo il tema dell'educazione innovativa ed inclusiva, sottolineando l'importanza della partecipazione attiva degli studenti nelle decisioni che hanno un impatto sul loro futuro, sul futuro educativo e professionale dei giovani. Sin da quando ero piccolina ho avuto sempre problemi a scuola. Ciò che mi ha aiutato molto sono i laboratori, perché noi qui in Cometa facciamo diversi laboratori. Ho capito che il bar faceva per me. Infatti, puntualmente, quando lavoravo al bar ero sempre alla macchina del caffè, che mi piaceva tantissimo. Il primo anno ho capito che comunque qualcosa io ero capace a fare. Ed ero brava nel farlo. La cosa che più mi ha sorpreso è vedere che lo notassero gli altri e ricevere tanti complimenti mi faceva stare davvero bene. Cometa mi ha aiutato tantissimo anche a capire chi fossi, mi ha aiutato a capire ciò che era più importante, mi ha aiutato a capire che era importante l'organizzazione, ma soprattutto sentirmi soddisfatta a fine giornata, dopo lavoro, rispetto a quando uscivo in poche parole soltanto con i miei amici e arrivavo fino a giornata che ero stanca, ma dentro di me non c'era niente. Una storia davvero interessante, la Penny Wharton. Le persone che hanno partecipato, i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questa scuola, sono ragazzi che hanno partecipato a questa scuola tramite i percorsi famosi PCTO, percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e l'orientamento. Io sono stata molto fortunata a svolgere questo PCTO, a differenza invece di molti altri miei amici che vedevano e non avevano la stessa fantasia, la stessa felicità quando dovevano seguire le ore di alternanza. E quindi io penso che un progetto di PCTO debba essere legato all'indirizzo scolastico o quantomeno avere lo scopo di arricchirci dal punto di vista sociale e umano, anche per renderci persone migliori, insomma, e come per fortuna poi è successo a me. Io faccio un'esperienza simile da Baobab qui a Roma, aiuto i ragazzi che vogliono imparare l'inglese. Quindi quando io li vedo che io li aiuto da proprio zero, che non capiscono niente, poi dopo riescono piano piano ad interagire con quella lingua, è una grande soddisfazione. Grazie mille di nuovo. Il movimento Ma Basta, movimento antibullismo animato senza adolescenti, nasce 5 anni fa da un caso di una ragazza di Pordenone che tentò il suicidio appunto a causa di atti di bullismo. Questo ci fece molto pensare in classe e fece molto scalpore anche all'interno di tutta la scuola. Così, da quel momento in poi, decidemmo di capire cosa fare di concreto con questi atti ed è così che è nato Ma Basta. All'interno della scuola, molto spesso, erano nati vari progetti a livello di carattere economico, perché la nostra scuola è conosciuta come appunto una scuola di imprenditorialità. Infatti siamo tuttora i primi in Italia e in Europa a essere appunto dei giovani contro il bullismo. Quindi da lì in poi abbiamo cominciato a girare le scuole, abbiamo conosciuto migliaia di studenti, girato centinaia di scuole per capire quali fossero davvero i problemi che c'erano all'interno delle scuole, che erano presenti all'interno delle scuole. E da lì abbiamo ideato delle 6 azioni che sono chiamate appunto modello Ma Basta, e che noi abbiamo, la nostra missione alla fine è stata quella di portare in ogni singola classe d'Italia queste 6 semplici azioni. A livello personale, grazie a Ma Basta, ho capito che si può fare qualcosa di concreto contro il bullismo, ma in generale contro qualsiasi problema che ci si può affliggere. Ma Basta mi ha aiutato a crescere, mi ha fatto capire che il bullismo è un problema grave e poi ho imparato a fare tantissime cose come un sito a codice HTML, usare consapevolmente i social e lavorare in gruppo, ma tantissime altre cose. In Italia ho frequentato fino alla seconda media in una scuola vicino casa mia, poi all'età di 12 anni i miei genitori hanno deciso di trasferirsi a Cuba e quindi ho perso quel periodo di studio.
Dopo un anno e mezzo io e mio padre torniamo in Italia, mentre mia madre rimane a Cuba. Non ho ripreso a studiare perché, se devo essere sincera, non avevo tanta voglia di tornare a scuola, soprattutto con ragazzi più piccoli di me. Verso dicembre dell'anno scorso, mentre studiavo al CPA di Pomezia per prendere la licenza media, sono arrivati Unicef e GIA, ci hanno proposto uno dei loro percorsi formativi, che Idee in Azione per Upshift, che permette ai giovani di imparare le competenze più richieste nel mondo del lavoro di oggi, come per esempio il saper lavorare in squadra, il saper comunicare le proprie idee, il saper risolvere i problemi con idee innovative e creative, ma soprattutto saper trasformare le idee in azione. Questo progetto è una bellissima esperienza, mi ha insegnato tante cose, mi ha aiutato a crescere come persona e comunque andrà, mi porterò un ricordo molto bello. L'incrocio tra tutti questi fattori, quindi la volontà di noi studenti, il contributo della scuola, del comune, ha reso possibile un nostro sviluppo che con la didattica tradizionale non saremmo mai riusciti a raggiungere. Probabilmente il parlare al pubblico, con il debate e con le assemblee, il pensare al prossimo, l'organizzare la consegna e il ritiro dei pacchi per il progetto Tutto lo stesso cielo, e potrei fare altri mille esempi. Sono tutte skills che con la didattica tradizionale, per ovvi motivi, uno non riesce a perseguire. Quindi, trovare un istituto come il mio, come il Ciuffello Einaudi, che è una realtà normalissima in un paesino di circa 17.000 anime, una scuola pubblica, ma che dà la possibilità a ognuno di noi di tirare fuori quelle particolarità che in una scuola tradizionale non riusciremo a far emergere, è sicuramente un biglietto da visita per entrare poi nel famoso mondo dei grandi. Ed è proprio quello che, quando all'inizio abbiamo sentito la canzone che conclusiva dell'album che abbiamo inciso con l'istituto, quando recita il mio caro amico Leonardo, mi sento pronto a lasciare il porto del vecchio mondo per salire sulla nave della vita, queste frasi rappresentano proprio quello che ho appena detto, quindi che con molto rammarico, ma siamo pronti a lasciare le scuole superiori per affacciarci sul mondo della vita. Il senso della scuola è quello di permettere di diventare delle persone e di accettarsi anche come persone nello scoprire quello che si vuole essere e cosa si vuole diventare. E poi la scuola e l'identità. E quindi in questo ambiente sociale dove noi andiamo proprio, no, a costruire le nostre identità, forse alle volte anche a ricostruire. E poi la scuola in stretto rapporto con la passione e con il talento. Ecco, abbiamo appreso che questa è la strada possibile di una scuola dove imparare a divenire insieme ai nostri studenti, con i nostri studenti, grazie ai nostri studenti, perché sono loro i veri protagonisti non soltanto della società che verrà, perché saranno loro che la costruiscono, ma della società che si inizia a costruire da dentro la scuola, e quindi a tracciare insieme a loro la società che vogliamo.